Protesta degli imprenditori agricoli contro il rincaro dell'acqua, del pagamento a dipendenze per conguagli. Si è svolta questa mattina nei locali del Consorzio di Bonifica di Gela. La tariffa oraria dell'acqua è stata aumentata da 15 a 22 euro e la quota fissa da 10 a 19 euro. Una situazione, dicono gli imprenditori, divenuta insostenibile che aggrava pesantemente il comparto, mettendolo fuori dal mercato. La precarietà delle dighe e quindi l'impossibilità a garantire acqua sufficiente e di estendere il bacino di utenza che permetterebbe maggiori introiti, deve convincere le autorità preposte a determinare nel territorio gelese il mantenimento dello status quo. Lo dice Salvatore Darma, commissario dell'UNSIC, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. Le cause evidentemente sono legate alla irresponsabilità di un governo regionale che ritiene che entro il 2020 tutti i costi del consorzio e quindi anche del personale debba essere caricato sui consorziati. Già la quota fissa è passata da 10 a 18 euro, mentre il costo orario è passato da 15 euro a 22 euro. Una situazione impossibile da sopportare da parte dell'agricoltore. Tra l'altro un tempo inclemente sta caratterizzando il nostro territorio dalla siccità. Ora occorre determinare quel coinvolgimento di tutta la categoria, ivi compreso i dipendenti, non solo i lavoratori e gli agricoltori, per una grande manifestazione, un incontro a Palermo, perché Gela non può morire. La Regione ha previsto un disimpegno nel contributo sugli emolumenti, quindi è gioco forza recuperare le entrate che prima provenivano dalla Regione da altri settori dell'organizzazione, oltre ovviamente a tutti i risparmi di spesa che quest'ente è stato in condizione di fare.